Bonjour ragazze, bonjour ragazzi da questo paradiso meraviglioso. Come già sapete, sono alle Maldive. Stiamo per lasciare purtroppo questo meraviglioso resort, ma non ce ne andiamo dalle Maldive, andiamo semplicemente a Male nella capitale, poi un altro resort. Ma prima di partire volevo farvi un room tour della nostra stanza meravigliosa, che in realtà è una villa, si chiama Ocean Villa proprio perché sta sull'oceano. Queste sono tutte le varie Ocean Villa, sono meravigliose appunto proprio perché stanno sull'acqua ed è uno spettacolo veramente, sia di giorno che di sera. Ce ne sono tantissime, la nostra è la numero 305. Entriamo così vi faccio vedere tutto quanto, ragazzi, la vista. Faccio vedere anche dall'altra parte, la vista è stupenda. Alla fine del muletto appunto c'è l'isoletta con la spiaggia che è pazzesca, anzi vi faccio vedere prima la spiaggia. Eccoci qua. Qui abbiamo fatto un bel po' di snorkeling nei giorni scorsi. Ho avuto un incontro ravvicinato con una razza gigantesca, ma è stato un momento magico. E vi lascio qualche secondo di ASMR per godervi il rumore del mare, dell'oceano indiano. Ma torniamo verso la nostra piccola casetta sull'acqua, verso la nostra Ocean Villa. Eccola qua la nostra, appunto la 305. E ci sono già i nostri bagagli pronti, perché appunto tra poco ripartiamo, quindi sarà abbastanza vuota, ma volevo comunque farvela vedere. Questa è l'entrata. Qui c'è un piccolo atrio, un piccolo ingresso, lì c'è la mia borsetta pronta per partire e poi qui c'è un armadio che è veramente grande, tra un po' vi faccio vedere. Iniziamo direttamente dalla prima cosa che mi trovo davanti quando entro, ovvero la sezione mini bar, caffè e tè. Qui ci sono un sacco di bottiglie, l'acqua è tutta gratis e si può richiedere quanta acqua si desidera, naturalmente essendo in un posto caldo. Molto molto interessante come cosa. Allora intanto vi faccio vedere il nome del resort, che è appena aperto e hanno un sacco di offerte visto che sono nuovi, e si chiama Amari. La figata è che la maggior parte dell'acqua qui hanno anche le bottiglie di plastica se lo desiderate, ma la figata qui è che filtrano l'acqua di mare un po' ovunque nelle Maldive, ricavando acqua al 100% potabile e anche molto buona, vi dirò, quindi per evitare o almeno ridurre per quanto possibile gli sprechi. Qui abbiamo sezione tè, caffè. E appunto c'è la cremina per il caffè. Qua sotto c'è il mini bar. Voilà. C'erano altre due birre che però Michael ha bevuto, qualche succo. E qua sopra ci sono anche gli snack. Io tra l'altro adoro le caramelline degli hotel e adoro i jelly beans, yum. E ci sono marshmallows, anche questi adoro, e ci sono gli M&M's e arachidi. Poi una bottiglia di piccola bottiglia di vino e appunto altri snack salati e dolci. Con la porta d'ingresso alle mie spalle, appunto, appena entrando sulla nostra sinistra, abbiamo lo spazio per le valigie. E da questa parte volevo assolutamente farvi vedere l'armadio perché è gigante. Io adoro gli armadi grandi quando vado negli hotel, quindi è una cosa che sottolineo sempre. Perché mi piace sentirmi a casa e l'unico modo per sentirmi a casa negli hotel è nascondere completamente la valigia, non voglio proprio vederla, quindi svuoto tutto quanto, metto tutto quanto negli armadi e quindi ho bisogno di tanto spazio. Adesso vi faccio vedere
Da questa parte c'è la cassetta di sicurezza che abbiamo utilizzato, naturalmente adesso stiamo per partire, quindi vuota, e tantissimo tantissimo spazio sulle mensoline. E poi altro doppio armadio da questa parte. Voilà, naturalmente ci sono, vabbè, i giubbotti di salvataggio se dovessero servire, c'è uno spray repellente per gli insetti. Una cosa che adoro negli hotel sono gli accappatoi. Non è vacanza per me se non indosso l'accappatoio dell'hotel, rigorosamente firmato a Mari. Molto molto utile il fatto che ti diano anche la borsa da mare. Io ho portato la mia, anche se volevo prendere quella di Orlo, l'ho dimenticata, quindi alla fine ho utilizzato un po' questa, un po' l'altra che ho portato. E poi ci sono, vabbè, gli ombrelli, perché ogni tanto qui in bassa stagione soprattutto, quindi più o meno fino a novembre, adesso sta iniziando l'alta stagione, ma ogni tanto può piovere, anche se la pioggia dura 10 minuti, ci sono sempre 30 gradi, poi esce il sole ed è come se non fosse mai successo, però appunto ci sono gli ombrelli, ferro ed asse da stiro. Altra cosa molto utile che abbiamo apprezzato è che danno in dotazione anche le infradito, e ci sono due misure più piccoline, naturalmente più grandi. E poi, guardando l'armadio sulla nostra sinistra, c'è il bagno. Vi faccio vedere intanto questo, poi arriveremo alla vista stupenda davanti alla stanza, abbiate un po' di pazienza. Entriamo nel bagno, che è una figata perché è all'aperto. Infatti, vabbè, adesso ho chiuso il ventilatore perché faceva un po' di rumore, ma potete vedere che appunto siamo all'aperto ed è una figata. In realtà il tetto c'è, quindi nel caso dovesse piovere comunque non ci piove in testa, però fa caldo ed è bellissimo perché c'è proprio la sensazione di stare su un'isola tropicale dove siamo in realtà, ma è bellissimo vedere il cielo. E questo è il bagno, che è parecchio grande. Adesso naturalmente è vuoto, ma fino a 10 minuti fa c'erano tutti i miei prodotti qua, skincare, make-up e solari, che vi farò vedere magari nel room tour che farò del prossimo resort. Ma vi faccio vedere le cosine in dotazione. Allora, vabbè, qui c'è il nostro sapone liquido. E poi da questa parte, molto molto utile, qui c'è una body lotion che ho apprezzato tantissimo, una crema per il corpo, piccoli asciugamani. E poi qui abbiamo un sacco di cosine super super utili. Abbiamo due dental kit con spazzolino e dentifricio, quindi in realtà potete anche non portarvelo perché trovate tutto qua. E qua sotto c'è pettine, vanity set, cuffia da doccia. Abbiamo una sanitary bag per ovviamente gli assorbenti, un kit da cucito nel caso dovesse servirvi e due set con rasoio e schiuma da barba. Quindi anche questo c'è. Non so voi, ma io se dimentico il rasoio vado in paranoia, e qui so che appunto non mi devo preoccupare, quindi molto molto utile. E poi c'è la doccia, che è veramente veramente gigantesca, molto molto bella. E all'interno troviamo lo shampoo, il balsamo ed il doccia schiuma. Poi continuiamo, siamo usciti qui dal bagno, continuiamo con il nostro tour. Allora, da questa parte volevo farvi vedere perché questa finestra sull'oceano è meravigliosa. Si possono anche chiudere naturalmente le persiane per avere un po' più di privacy, ma non voglio mai chiuderle perché, cioè, guardate la vista, voglio dire. Ma entriamo nella stanza vera e propria, dove vedremo anche la vista pazzesca. Ed eccola qua. Nel frattempo stanno, puntualissimi, stanno ritirando le nostre valigie. Noi abbiamo ancora mezz'ora prima di dover andare alla reception. Il soffitto è altissimo e adoro perché ti dà proprio il feeling di stare in una piccola casetta.
E il letto, ragazzi, è una cosa che non so descrivervi, nel senso che è talmente comodo questo materasso. Ci siamo addormentati la prima notte in un nanosecondo per poi dirci a vicenda: oh mio Dio, ma quanto è comodo questo materasso! Tant'è che Michael è andato a controllare la marca perché vuole comprare lo stesso identico materasso. Giusto per farvi capire, appunto, il resort è nuovo, quindi è tutto nuovissimo. Hanno aperto un mese fa, quindi è tutto nuovissimo, dalle lenzuola ai materassi, ovviamente i mobili. È tutto nuovissimo e qui appunto abbiamo il letto con questo bellissimo quadro con i pesciolini, i nostri comodini. Ah, poi volevo farvi vedere quando si atterra sull'isoletta ti portano questa collana fatta con appunto le foglie di una pianta, ma è stupenda, quindi le abbiamo messe qui perché sono molto molto carine. Da questa parte c'è il divano con un tavolino, qui abbiamo il telecomando per la TV che ovviamente non abbiamo usato perché chi è che va ad accendere la TV in un posto del genere. Qui abbiamo appunto altre cosine dell'hotel, del resort, piccolo divanetto. E da questa parte c'è un'altra scrivania, sezione make-up volendo, oppure più che altro una working station. Da quest'altra parte c'è la TV, appunto, che non abbiamo neanche acceso, con tantissimo altro spazio contenitore. Abbiamo un'altra macchinetta per il caffè, questa con le capsuline, qui ci sono le varie informazioni dell'hotel e dei vari ristoranti, che sono tanti, e c'è anche una sezione dedicata all'arte. C'è la Artist Zone, dove si può dare libero spazio alla propria creatività. Questa è una figata, ragazzi. Ci hanno organizzato una cena qui, su questa piccola torre, la chiamerei. La vista era una cosa spettacolare, sia del tramonto che poi delle stelle, il cielo stellato è stato pazzesco, veramente un'esperienza indimenticabile cenare lì. E poi abbiamo altre cosine che ti regalano dal resort e poi qui abbiamo un sacco di spazio extra che praticamente non abbiamo neanche utilizzato, ma vi faccio vedere. Voilà. Qui ci sono delle coperte extra, in realtà è il, come si chiama la copertina che si mette ai piedi del letto, e altro spazio ancora. Qui c'è la vista del pezzo forte naturalmente di questa stanza, perché guardate, vi svegliate con niente popò di meno che con questa vista. Wow, ovviamente adesso usciamo e vi faccio vedere. Un po' di extra ASMR con il rumore delle onde. Qui abbiamo questo divanetto molto molto carino, molto grande, stupendo. Un altro piccolo tavolino con due sedie. E poi la figata di questa stanza è quest'amaca gigante per ammirare sia il mare di giorno che, ragazzi, il cielo stellato la sera, che è uno spettacolo indimenticabile, che se avete visto alle Maldive, appunto, conoscete, sapete di che cosa sto parlando. E questa è la vista della vostra camera. L'acqua è qualcosa di meraviglioso. Poco fa abbiamo visto una razza gigantesca, l'ho filmata, ma la vedrete nel vlog che sto filmando contemporaneamente oggi. Non so se lo caricherò prima o dopo questo video, ma appunto l'avete visto anche voi se avete visto quel video. E sì, è meraviglioso. Starei qui a filmare questo mare per ore. E qui vedete la nostra terrazza anche da un'altra prospettiva, ma vi devo anche far vedere, non dimentichiamoci l'accesso all'acqua. C'è questa scaletta, poi un altro piccolo piccolo moletto e poi un'altra scaletta che porta direttamente all'acqua, che vi devo dire non è alta affatto, in realtà si tocca, anche se io sconsiglio di toccare il fondo del mare alle Maldive, non si sa mai, ci possono essere gli stonefish o una razza, insomma non si sa mai, ma
appunto in realtà non succede niente se lo fate, sono io che sono un pochino fissata, e questo è appunto l'accesso privato all'acqua, a questo mare stupendo. Non avete bisogno, tra l'altro, volevo menzionare anche questo, di asciugamani, perché vi offrono tutto loro, cioè tutto in dotazione. E rientriamo nella nostra stanza. Torniamo verso l'entrata. Ed eccoci qua. E quando usciamo... effetto wow! E questo è quanto per il nostro video di oggi, mia family. Vi aggiornerò ovviamente anche dall'altro resort con nuovi vlog ed un nuovo room tour. Ma nel frattempo vi mando un bacio gigante. Venite qua, che il nostro abbraccio finale non può mai mancare. Venite che vi abbraccio forte, 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 forte. E come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao!